Ora arriva la polizia! E mi porta via! Cloud Kingdom, per continuare verso la finale, per diventare uno dei team più forti dell'intero server nordamericano. Erano partiti con il piede sbagliato, hanno perso il loro giocatore forse più rappresentativo, ma adesso questo secondo Protoss americano si sta rifacendo, ha distrutto Star Eagle dal team FXO Tauri! Torna dopo una settimana esatta sugli schermi di Vasacast, uno degli Zerg che certamente avrà modo di far parlare di sé, ma vuole farlo a partire da ora. Guardate già cosa sta facendo dal team Old School Clan dalla Finlandia, Kankerworm! È partito con 4 droni. Oh mamma, onde va con 4 droni? È partito con 4 droni, amici. Kankerworm è partito con 4 droni. Guardate come sono ridotto. Vi rendete conto? Può succedere di tutto. Canon, che mi dici dei 4 droni di Kankerworm? Lo fa spesso. Per chi non ci è abituato a vederlo. Ecco che partono i 4 droni, solo 5 con quello di Scout. Kankerworm is on madness. Now, Theory starà impazzendo e si starà credendo, oh my god, what happened now? Ma Kankerworm sa esattamente quello che deve fare. Sta continuando a fare droni, le sta attaccando con i suoi droni. Perché i droni, amici? Voi li sottovalutate tutti, ma sono una grandissima unità d'attacco. Guardate che si muovono all'attacco. I 4-5 droni di Kankerworm. È favoloso vederlo giocare dalla Finlandia con furore. Il cugino segreto di Häkkinen continua ad attaccare con i suoi droni. Proverà a portarsi a casa un altro lavoratore o forse no. Intanto continua a dar fastidio. Kankerworm sta rubando tantissimo mining time al suo avversario. Prova a portarsi a casa un altro drone, per il momento non ci riesce, ma dietro sta continuando a dronare il giocatore degli Old School Clan. Canon è più tranquillo di quello che pensate, perché conosce il suo puledro da battaglia e sa che non è la prima volta che Kankerworm fa una mossa del genere. Guardate come continua a dar fastidio con una micro spaventosa Kankerworm, 200 APM, il doppio rispetto al giocatore Protoss, che già in questo momento ha comunque una difficoltà, che sta impazzendo perché non capisce, lo sta facendo il suo avversario. È riuscito a portarsi a casa 2 lavoratori, Kankerworm ne perde uno. Ah, maledizione, ne ha perso uno, non è una bella mossa. Comunque in questo momento siamo pari di psi. C'è un pilone qui che viene annullato adesso da Theory. Vediamo se lo ingaggia. Ah, se lo ingaggiava lo poteva uccidere. Comunque siamo praticamente pari di psi. In questo momento è arrivato il Cybernetic Core. Guzzo, te che ne pensi? No, secondo me è troppo bello Kankerworm. Cioè, è streamato da 900 milioni di lingue e lui non gliene frega niente. Prende 4 droni e li manda lassù. Cioè, ci vuole coraggio. Signori, serve coraggio. Attenzione. Sa perfettamente quello che fa. Qui è stato bravo Theory, perché quando ha scoutato con la sonda mentre andava a vedere la exp di Hunker e gli ha visto passare 4 droni, ha smesso e non ha più fatto la exp, ma ha fatto il PH in base. Perché se expava Piero Canon. Sì, se expava Piero Angela Canon, che ha visto penso 1 milione di ZVP giocati da Kankerworm. Intanto attenzione Theory, che manda il suo Zilot per cercare di dar fastidio, per cercare di prendere informazioni. Deve stare attento Kankerworm a non perdere gli Ling. Un Ling ha subito molti colpi ma ancora in vita, mentre sta arrivando la seconda acere di Kankerworm, ma è arrivato anche il secondo Nexus di Theory. Attenzione, Kankerworm prova ad uccidere quello Zilot, ma sta arrivando anche la Queen Ling e la Queen. Buona difesa da parte di Kankerworm. In questo momento siamo ancora pari psi. Piano piano il piccolo vantaggio anche di mente che può aver preso Kankerworm potrebbe andare a prendersi, mentre in questo momento sta arrivando un'altra Queen, ma ancora psi bloccato Kankerworm.
400 minerali bancati, vediamo se andrà a prendere comunque una terza base il giocatore degli Old School Clan. Intanto si muovono questi ling, intanto iniziano a muoversi questi ling di Cankerworm, sono 6, altri 10 in produzione, oh mio Dio, altri 10 ling in produzione, altri 10 ling in produzione, la speed sta per finire, ancora amici, ci si diverte con Cankerworm che riparte all'attacco, il giocatore matto finlandese, il giocatore matto finlandese ancora non è wallato, inizia ad attaccare Cankerworm, arriva quello Zilot, arriva quello Zilot, ancora Gate non sono stati ricercati, deve buttare su quel pilone Cankerworm, grande micro da parte di Cankerworm che potrebbe uccidere quello Zilot, muore Zilot, muore Zilot, è morto lo Zilot, non ne può rifare un altro, entra Cankerworm, è entrato, è arrivata anche la speed, attenzione grande Cankerworm, però arriva in questo momento il force field, arriva il force field, ma stanno arrivando tanti ling, bravo Cankerworm, la sentry è morta, deve spendere tante risorse per provare a wallarsi il giocatore Protoss, vediamo se Cankerworm riesce a sfondare, è andato giù una parte, attenzione non riesce a sfondare Cankerworm, deve distruggere qualcosa, sta spendendo un sacco di risorse, Theory è arrivata adesso in Mothership Core, non so se è appena nato, c'è già la... accidenti a questo Mothership Core, però guardate quante risorse sta facendo spendere, mori pilone, questo pilone va giù, un pilone è andato giù, è andato giù anche un portale, buon lavoro comunque da parte di Cankerworm, andiamo a vedere le unità perse con la L, ne ha perse molto di più il Protoss rispetto a Cankerworm che nel frattempo ha preso anche una terza, comunque in StarCraft chi attacca ha sempre un piccolo vantaggio, ha comunque disfatto due volte almeno la build del suo avversario Cankerworm. E già questo, signori, voi non sapete che importanza ha su StarCraft riuscire ad infastidire sin dall'inizio il vostro avversario. Adesso sta arrivando una Phoenix, ma andiamo a vedere il numero dei lavoratori, sono 37 per Theory, 40 per Cankerworm. Adesso sta continuando a produrre droni, arrivano anche due Evolution Chamber per il giocatore degli Old School Clan Cankerworm che si continua a muovere, adesso vedrà anche le Phoenix, si stanno aprendo i gate, quanti sono i gate? Sono solamente tre gate, in questo momento è arrivato anche il Mothership Core, vi ricordiamo il risultato 1-1 in questo momento tra FXO e Old School Clan, arrivano tanti droni, deve cercare di salvarli in qualche modo, uno muore. Muore un drone dal Mothership Core, ma sta arrivando una Queen in questo momento, la Queen inizia ad attaccare il Mothership Core, bravissimo Cankerworm che salva il suo primo drone, arrivano due Spinecrawler, una Spinecrawler nella main, nella natural già posizionata, anche nella terza, ancora non ha il lair però, il giocatore degli Old School Clan essere leggermente in ritardo su questa tech, andiamo a vedere in questo momento il numero dei lavoratori, sono 48 per Theory, 44 per Cankerworm. Quando è scattata la mezzanotte, signori, nel momento in cui Cankerworm esce con Infinity Link, sta uscendo con Infinity Link, Cankerworm non li può vedere tutti, non è riuscito a vederli tutti, Theory, attenzione, non c'è un bel innesto, non c'è niente ancora, no? Ok, non c'è ancora niente, quindi deve stare attento, potrebbero provare a passare, ma ci sono un sacco di sentry, ci sono un sacco di sentry ancora, 16 droni in produzione per Cankerworm, andiamo a vedere in questo momento i lavoratori, saranno veramente tanti di più quelli di Cankerworm che è ben difeso da queste Phoenix, non li ha visti tutti i link ancora, Theory, non so cosa si aspetta, andiamo a vedere, è andato a posizionare tanti altri gate, Theory probabilmente cercherà un timing a due basi, il giocatore degli FXO che sta continuando a dar fastidio con queste Phoenix, andiamo a vedere in questo momento il numero dei lavoratori, 57 a 50, buono il numero dei lavoratori da parte di Cankerworm, però attenzione perché in questo momento vedrà tutto Theory vede il numero di linghe di Cankerworm che comunque sta tenendo sotto controllo il suo avversario, che adesso proverà a uscire ma non ci riuscirà, arriva il blink, sta arrivando il blink in questo momento da parte di Theory, Roach Warren da parte di Cankerworm, attenzione, prova a uscire adesso, forzi buoni, ma poteva farne meno, altri due buttati via da parte di Theory, che adesso probabilmente dobbiamo capire se vorrà andare a expare oppure se vorrà andare a attaccare, il numero dei gate è molto importante, ancora queste Phoenix danno fastidio, basta, ste Phoenix è fixo,
Sono targate Fix, sono proprio antipatiche. Attenzione, arriva un altro gas, perde una Queen in malo modo. In questo momento il giocatore degli OSC deve stare attento, sta ricercando il drop, il Carapace e la Ventral Sax per droppare dei Banneling probabilmente. Ma attenzione perché dall'altra parte altri 30 Ling in produzione, altri 30 Ling in produzione. Le Ventral Sax ventrali ancora non sono pronte, ma è pronto ad uscire Theory. È pronto ad uscire Theory, potrebbe essere il momento decisivo questo. Attenzione, il numero di Ling è altissimo. Andiamo a vedere quanti sono. Sono 66. 66 Ling da parte di Skunkerworm, che deve in qualche modo però difendersi da una quantità altissima di sentry. Ancora non è pronto il drop. Ancora non è pronto il drop da parte di Skunkerworm, che prova a fare un primo surround. Perde troppi Ling forse. Perde troppi Ling il giocatore degli OSC. Attenzione, in questo momento la situazione sembra essere difficile. Theory si muove in avanti, Theory si muove in avanti aggressivo. 19 Banneling in produzione, 19 Banneling in produzione, ancora non può droppare. È una gara contro il tempo, è una gara contro il tempo. Deve evitare i force feed, deve evitare i force feed, va a rallentarsi, deve portarsi a casa il mothership core. Buon blink aggressivo, buon blink aggressivo, stanno arrivando i Banneling. Dai, scoppia Banneling, Banneling, buona, buona difesa da parte di Skunkerworm, ma sono ancora troppi, sono ancora troppi gli Stalker in questo momento. Attenzione, è difficilissima la situazione adesso. Adesso Theory continua ad attaccare, stanno arrivando anche degli Zeloti. Sembra quasi finita per il Skunkerworm, che in qualche modo ci proverà ancora. Probabilmente ha overdronato quando ha capito che il suo avversario non voleva expare, prova a salvare alcuni droni. La situazione sembra essere ormai impossibile da recuperare. Stanno arrivando altri 10 Ling, ma in questo momento ci sono solamente 5 Ling. Ci sono solamente 5 Ling. L'Opsi è quasi dimezzato. Il giocatore degli FXO sta facendo ciò che vuole. Adesso è veramente impossibile difendersi per Skunkerworm. Guardate che avanza, ci sono un sacco di Banneling, non possono neanche passare, ci fa addirittura passare. Basterà un blink, grande blink da parte di Theory, che non perde neanche un'unità. Adesso proverà, arriva il GG, è arrivato il GG in questo momento.